Carissime e carissimi, buongiorno, benvenuti e ben ritrovati. Sono Anna Maria Massari, della redazione Tramontana di Rizzoli Education e vi ringrazio, a nome della casa editrice per essere qui con noi oggi pomeriggio. L'incontro di oggi è un po' particolare perché in questo incontro andiamo a presentare un'iniziativa in cui, crediamo molto ed è un'iniziativa, dicevo, un po' particolare. Dato che reputiamo che essa possa essere molto molto utile e formativa per poter avvicinare la nostra disciplina, cioè l'economia aziendale, alla realtà delle imprese e delle aziende. In che modo? Allora, cosa ha fatto Rizzoli? Ha fatto un co-branding con Zucchetti al fine di distribuire gratuitamente un software di contabilità integrata e precisamente gestionale 1, che poi in breve chiameremo sempre G1, distribuirlo, dicevo, alle scuole. Ma non solo questo, abbiamo anche preparato con il nostro autore, il professor Gerardo Angelicchio, un libro che viene regalato ai docenti che adottano i testi Tramontana, quindi non sarà in vendita questo libro, è un omaggio riservato ai docenti che adottano i testi Tramontana, un libro, dicevo, che si intitola A scuola d'impresa con G1. Mentre vi state collegando tutti quanti, facciamo partire il video promo che forse qualcuno di voi avrà anche già visto tramite la nostra rete di vendita. Prego. Il mondo della scuola sta per cambiare. L'innovazione digitale e la realtà d'impresa entrano in aula rivoluzionando l'apprendimento. Zucchetti, prima software house italiana, e Rizzoli Education, casa editrice leader nell'editoria scolastica, si uniscono per dare vita a un progetto formativo in grado di fornire oggi le conoscenze e le competenze ai professionisti del domani, per renderli i protagonisti del futuro. Nasce a scuola d'impresa con Gestionale 1. Potrai simulare la reale attività d'impresa con il software Gestionale 1, guidato da un'esercitazione creata su misura, dalle scritture di costituzione, passando per i rapporti con clienti e fornitori, l'IVA, fino alle scritture di fine anno e al bilancio. Gli studenti, come reali addetti amministrativi, potranno emettere fatture elettroniche ed elaborare tutte le tipologie di scritture contabili, avvalendosi degli automatismi di un gestionale usato quotidianamente da migliaia di imprese. Il passaggio dal mondo della scuola a quello dell'impresa non è mai stato così semplice. Con Zucchetti e Rizzoli Education, il tuo domani è già qui. Bene, eccoci qui con tutto il team di lavoro. Allora, siamo in presenza di Simona Cattari, Product Manager Zucchetti, Product Manager di G1. Piacere. Poi con noi, ciao Simona, ben ritrovata. Poi con noi c'è Michele Beccarini, che è consulente applicativo di Zucchetti. Buon pomeriggio. E last but not least, l'autore del volume, che è il professor Gerardo Angelicchio. Ciao Gerardo. Buon pomeriggio a tutti, ciao Anna Maria. Ecco, allora, io quasi quasi inizierei proprio con Gerardo. Perché? Dunque, Gerardo, innanzitutto, chi è? Che non l'ho ancora detto. Gerardo è un docente, ovviamente, di economia aziendale, ma siccome è anche un commercialista, diciamo così che è molto sensibile alle tematiche relative all'uso dei gestionali, vero Gerardo? Certo, Maria. Ecco, allora, Gerardo, raccontiamo un po' com'è andata. È andata che ci siamo incontrati. Gerardo mi ha raccontato una sua attività, una sua iniziativa che porta avanti nella sua scuola, che è l'Oriani di Faenza, e praticamente si tratta di un corso apposito, poi adesso ti lascio la parola Gerardo, così lo spieghi meglio tu, è un corso apposito che lui fa agli studenti in modo tale da far utilizzare a loro
un software professionale per svolgere la contabilità generale, fare il bilancio, eccetera, eccetera, eccetera. Quando ci siamo incontrati, abbiamo visto questa cosa, ho detto, urca, che bello, visto che comunque questo è un tema importante, legato non solo alla didattica digitale integrata, ma legato anche al PNRR, cioè in cui, se pensate, ci sono dentro parole chiave come competenze digitali, industria 4.0, riduzione delle distanze tra mondo del lavoro, scuola, per non parlare poi della riforma degli istituti tecnici e professionali. Per cui, Gerardo, arriviamo a te. Magari raccontaci questa esperienza, cioè perché per la nostra disciplina è importante avere un gestionale a scuola. Grazie Anna Maria e buon pomeriggio a tutti. La mia esperienza è nata osservando con interesse i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni nel mondo della scuola, soprattutto quelli che stanno avvicinando i ragazzi alle competenze digitali e al mondo del lavoro. E, dall'analisi di questi cambiamenti, osservando i miei alunni durante le lezioni, ho riflettuto su, ho fatto una considerazione, ho pensato come fare per ridurre le distanze tra mondo della scuola, scuola italiana che a volte è un po' teorica rispetto al mondo delle imprese, degli studi professionali, rispetto al mondo del lavoro, che sicuramente ha un taglio un po' più pratico e più operativo. E proprio osservando i miei alunni, ho riflettuto come fare per alleggerire questo passaggio, come fare per aiutarli. Allora mi sono chiesto perché non proporre agli alunni, perché non portare nel mondo della scuola un software professionale, un software usato nella realtà delle imprese e degli studi professionali. Quindi con l'aiuto della mia scuola, con l'aiuto dei dirigenti, docenti di economia aziendale, del Dipartimento di Economia Aziendale, abbiamo deciso di mettere su questo corso di contabilità generale e bilancio, anche perché poi alcuni genitori durante gli Open Day avevano iniziato a chiederci se utilizzavamo un gestionale professionale. E forse perché erano più avvezzi alle nuove tecnologie, o forse perché erano già a conoscenza che le nuove linee ministeriali, o anche, come diceva Anna Maria, lo stesso PNR prevede l'utilizzo di un software professionale a scuola. Pertanto 5 anni fa, come dicevo, ho pensato di organizzare presso la scuola nella quale lavoro questo corso di contabilità generale e bilancio, utilizzando questo software professionale, un vero software professionale, e da allora ormai siamo giunti alla 6ª edizione. Le lezioni hanno riscontrato buon successo, hanno riscontrato l'interesse degli alunni, delle loro famiglie, ma anche delle imprese, degli studi professionali del territorio, con le quali abbiamo anche fatto un passo in avanti, cioè abbiamo cercato di creare una sorta di rete, ci siamo messi in rete con le aziende e con gli studi professionali del territorio, soprattutto per l'ex alternanza scuola-lavoro, cioè i PCTO, abbiamo cercato di mandare i nostri alunni che frequentavano già il corso a fare i tirocini presso queste aziende che utilizzavano lo stesso software sul quale i ragazzi si erano esercitati a scuola. Le lezioni le facciamo generalmente di pomeriggio, sfruttando le ore di potenziamento, e sono caratterizzate da esercitazioni pratiche in laboratorio. Gli alunni sono in laboratorio, ognuno ha un proprio PC, viene dato loro anche dei documenti originali, dei documenti che loro poi devono caricare sul gestionale, e durante le lezioni è previsto anche l'intervento di esperti, di commercialisti, di consulenti del lavoro, di tributaristi. Alla fine del corso i ragazzi sono quindi capaci di contabilizzare i principali fatti di gestione, di registrare un estratto conto, di fare la liquidazione periodica IVA,
di compilare un modello F24, di fare le scritture di assestamento e di chiusura, fino ad arrivare alle stampe di fine esercizio. Altra cosa che ritengo importante è che alla fine delle lezioni, alla fine del corso, viene rilasciato loro un attestato di partecipazione che, oltre a costituire il riconoscimento di credito scolastico che possono spendere anche all'esame di Stato, può essere inserito dai ragazzi anche nel loro curriculum vitae e essere spendibile poi nel mondo del lavoro. Mi chiedevi anche, Anna Maria, delle ricadute sulla disciplina. Forse questo è stato uno delle cose più, come posso dire, più importanti, più sorprendenti, perché la ricaduta sulla disciplina, la ricaduta sulla nostra economia aziendale è stata significativa, è stata importante, perché i ragazzi, forse perché toccando con mano, vedendo praticamente le cose che noi spieghiamo a scuola mattina, hanno capito meglio, hanno sedimentato, hanno approfondito alcuni aspetti che invece erano un po' distanti quando noi li spieghiamo, li accenniamo in classe in maniera teorica. Esatto. E difatti questa esperienza è stato il motivo scatenante di tutta l'iniziativa. Per cui, una volta trovato un insegnante che già la praticava nella sua scuola, insieme ovviamente ai suoi colleghi, avevamo ovviamente bisogno di un gestionale. A questo punto dove dovevamo andare? Ma da Zucchetti, perché come voi ben sapete, qualche anno fa abbiamo fatto il fascicolo sulla fattura elettronica, no? con l'oro di Zucchetti. E quindi mi sono messa in contatto con Simona e a questo punto abbiamo detto, bene, perché no? Però Simona, adesso, al di là di tutto, quando io sono arrivata da te, ho detto, Simona, ma allora spiegami bene che cosa serve un gestionale in azienda, perché? Perché se io lo devo presentare e portare in una scuola, vorrei avere ben idea, no, di come il gestionale va a riassumere tutto quello che sta nei libri di testo di 5 anni di istituto tecnico o professionale nell'ambito delle discipline economico-aziendali. Quindi il gestionale cos'è? Cosa serve? Cos'è? Bene, spieghiamolo, dai, siamo qui apposta. Intanto buongiorno a tutti anche da parte mia. Cos'è il gestionale? Intanto è fondamentale essere consapevoli che il gestionale è di fatto il mondo su cui approderanno tutti i vostri studenti dopo il diploma o la laurea, qualunque lavoro decideranno di fare, che sia in azienda, in studio o anche in proprio, il gestionale sarà il loro pane quotidiano. Quindi non si può prescindere da una vita in simbiosi con un gestionale nel mondo del lavoro. È fondamentale oggigiorno uscire da scuola sapendo cos'è e ancora di più avendo fatto pratica, tanta pratica. Si può fare il paragone con la patente. Quando si prende la patente, la teoria è fondamentale, è la base. Ma per superare l'esame serve anche la pratica. E una volta fatta pratica con una macchina qualsiasi, fosse anche la Panda, si sarà poi in grado nella vita di guidare qualsiasi altra macchina. La stessa cosa vale per un software gestionale. È importantissimo fare pratica con questi strumenti oggigiorno. Cos'è? Anna Maria mi ha chiesto di spiegarvi nelle parole più semplici possibili cos'è e a cosa serve. Ed eccomi qui. Allora, se guardiamo la definizione ufficiale, il gestionale viene descritto come un insieme di software che automatizzano i processi aziendali. Cosa significa? Aiutiamoci con un'immagine. Immaginate una torta divisa a fette. La torta è il gestionale nel suo insieme. Le fette rappresentano quelle parti di software dedicate alla gestione di una specifica area dell'azienda. Ci sarà quindi la fetta con le funzioni dedicate agli acquisti, dove si possono inserire ad esempio gli ordini ai fornitori. La fetta con le funzioni dedicate all'area vendite, dove inserisco i documenti di vendita, il magazzino, entrate, uscite, inventari. E poi c'è la fetta dell'area contabile, che è la più importante di tutte, dove tutto confluisce. E qui si vanno a gestire le scritture di prima nota, l'IVA, i bilanci. Queste fette, queste parti di software, non hanno vita a sé stante, sono integrati tra loro, fanno parte della stessa torta. Sono quindi interconnesse.
Anche qui cosa significa? Capiamolo con un esempio molto semplice, Anna Maria. Immaginiamo di essere nella fetta dell'area vendite. In questa fetta, in questa parte di software, vado a inserire un documento di trasporto perché mi parte il camion con la merce. Ecco, questi articoli che io vado a inserire in questo documento vengono anche scaricati immediatamente in automatico nel magazzino. Quindi c'è un impatto sulla fetta del magazzino. Quando poi arriva il fine mese e vado a generare la fattura da questo documento di trasporto, la genero appunto con un ok, nasce in automatico. E quando poi arriva il 16 del mese successivo o il trimestre successivo e devo liquidare l'IVA, per andare a creare la scrittura contabile mi basta un ulteriore ok. E in automatico, dalla lettura della fattura che sta nella fetta dell'area vendite, nasce la scrittura contabile nella fetta dell'area contabile. Capito, no? Il valore dell'integrazione tra queste fette, tra queste parti di software. E non è finita, perché lo capirete bene anche poi dalla dimostrazione che vi faranno Michele e Gerardo, se anche ci concentriamo solo sulla fetta dell'area contabile, il gestionale in azienda è fondamentale per tanti motivi. Diciamone alcuni. Uno, garantisce la correttezza delle scritture inserite. Un gestionale è infatti in grado di proporre i conti da usare in dare e in avere a seconda del tipo di scrittura. Nelle aziende spesso gli impiegati amministrativi, specialmente nelle aziende di certe dimensioni, sono parecchi ed è importante standardizzare anche l'inserimento delle scritture per evitare l'errore umano e anche per velocizzare. E difatti, due, il gestionale in azienda velocizza. Grazie a questi conti proposti in automatico, grazie a tutta una serie di elaborazioni automatiche e anche al fatto che è in grado di generare alcune scritture da altre. Esempio, durante l'anno inserisco tutte le mie scritture ordinarie. A fine anno è necessario inserire le classiche scritture di assestamento, le conosciamo bene, no? Pensiamo esempio rate e risconti. Ecco, possono nascere in automatico con un ok dalla lettura delle scritture inserite durante l'anno che prevedono la rilevazione di un rateo e un risconto. E non è finita. Il gestionale nelle aziende è fondamentale anche perché nell'area contabile offre quella che viene chiamata la gestione degli estratti conto, parallela alla contabilità, che aiuta tantissimo a tenere sotto controllo le scadenze clienti e fornitori, con tutta una serie di prospetti che danno il colpo d'occhio su quanto devo incassare o pagare a 10, 20, 30 giorni, su quali banche, su quali conti correnti. Ora, va bene che la contabilità generale serve all'azienda per gli adempimenti fiscali e civilistici, ma l'azienda deve pur campare, quindi anche l'attenzione alla gestione della liquidità deve essere alta, se no non sopravvive. E quindi questa parte è molto, molto importante. Giusto, Anna Maria? Lo insegnano, lo insegnano i nostri insegnanti, questo lo insegnano. Lo insegnano, esatto. Certo che appunto sapere la teoria, ma poi vederlo, insomma, metterlo in pratica con lo strumento è tutta un'altra storia, no? E potrei andare avanti con tanti esempi, ad ogni modo penso con questi, no, Anna Maria, di aver già dato l'idea perché. Tanto sì, importante. Sì, va benissimo perché abbiamo anche un po' poco tempo, per cui esatto. Chiudo velocemente con un ricordo personale, se me lo consenti. Vai, vai, veloce. Vado, veloce. Volevo veloce. Semplicemente condividere con voi il fatto che anch'io sono stata studentessa di economia aziendale tanti anni fa, sono anche uscita con buoni voti, ho trovato impiego velocemente, come addetta amministrativa. Eppure, al primo impiego, nel momento in cui mi sono trovata davanti al primo gestionale della mia vita, mi sono sentita spaesata, in difficoltà. Le schermate di questo gestionale dove inserire le scritture di partita doppia erano davvero molto diverse dal quaderno di partita doppia dove mi ero esercitata per anni. I mastrini dove erano finiti? Questi benedetti estratti conto mi hanno fatto lavorare tantissimo su questi estratti conto, non capivo più se erano più importanti gli estratti conto o la contabilità. Ero un po' in confusione. Ci ho messo un po' a mettere insieme i pezzi del puzzle. Ma quando li ho messi insieme, quando l'ho completato, davvero si è aperto un mondo. Ho capito finalmente le dinamiche tra i diversi settori aziendali, che poi nient'altro sono che uffici col cartello sulla porta. Ricordo che entravo in azienda
e sulla sinistra vedevo l'ufficio acquisti col suo cartello, poco dopo il commerciale, che è quello della fetta reavendite, no? Pensando alle fette, e poi sulla destra c'era quello enorme della contabilità, di cui facevo parte e a cui tutti dovevano rendere conto. E soprattutto ho capito la centralità dell'uso di un software gestionale che effettivamente univa i processi dei diversi settori e li automatizzava. E finalmente mi sono sentita completa, sul pezzo, orgogliosa di tutto quello che avevo studiato. Voi oggi avete un'opportunità d'oro tra le mani con questa iniziativa. Potete davvero far completare questo puzzle ai vostri studenti già negli anni della scuola. Quindi non lasciate che i vostri studenti escano pur con voti brillanti, ma poi al primo impiego si sentano così, lontani, no? Dalla realtà di impresa, un po' in difficoltà. Affiancate a quella che è la formazione tradizionale, che deve essere solida, la base teorica, no? Della patente, questa esperienza pratica veramente unica nel suo genere, e vi assicuro che forgerete ragazzi veramente pronti ad entrare in impresa, sul pezzo, ragazzi che vi saranno grati e vi ricorderanno a vita. E voi avrete contribuito ad unire, ad avvicinare finalmente i due mondi, scuola e impresa. E questo progetto come si chiama? A scuola d'impresa con G1. E avrete messo le fondamenta anche a quella che è la scuola del futuro, che penso stia a cuore a tutti noi, giusto Anna Maria? Se no non saremmo giusto, qui. Giusto. No, no, giusto. E tra l'altro, come diceva prima Gerardo, comunque è una riga in più sul curriculum dei ragazzi, dall'ultro alla scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Gerardo, è già arrivata una domanda per te, non ci crederai. Allora, già chiedono quando si può utilizzare G1, cioè quando tu l'hai utilizzato. A me viene da dire nei trienni, ovviamente degli istituti tecnici AFM, sia RIM, nel triennio dei professionali, e però l'insegnante che ha posto la domanda chiedeva in classe quarta, se vuoi rispondere, già che ci siamo, certo. Poi dopo passiamo alla parte un pochino più concreta, vi facciamo vedere qualcosa. Certo, allora sicuramente il gestionale è utilizzabile con gli studenti che devono saper gestire il sistema delle rilevazioni, devono avere le basi della contabilità generale, quindi devono conoscere i concetti di reddito, di patrimonio, di conto, di partita doppia, il dare, l'avere. Direi quindi nelle classi terze sicuramente, però nel secondo quadrimestre, quindi dopo aver trattato questi argomenti. In quarta e quinta si può fare il grosso, perché si possono riprendere i concetti del programma di economia aziendale del terzo anno, quindi si possono far vedere loro tutte le registrazioni d'esercizio fino ad arrivare al bilancio d'esercizio, e si possono poi affrontare gli argomenti tipici del programma di quarta e quinta, cioè anche perché, come diceva Simona, un gestionale non è solo contabilità, lo vedremo dopo con Michele quando fra qualche minuto vedremo in dettaglio, faremo una panoramica generale di G1, non è solo contabilità, e quindi si possono anche affrontare gli argomenti tipici del programma di quarta e quinta, cioè le analisi di bilancio, la contabilità analitica, si può parlare di beni strumentali, di immobilizzazione, o come diceva Simona, per far capire la differenza che spesso c'è tra mondo scolastico e software e mondo delle imprese, degli studi professionali. Nell'ambiente si parla di cespiti, quindi nei gestionali parliamo di cespiti. Gli ordini, possiamo gestire tutto il ciclo degli acquisti e delle vendite, il magazzino, quindi sicuramente a partire dal terzo anno, Anna Maria, dopo aver affrontato e aver introdotto questi concetti. Sì, bene. Tra l'altro qualcuno chiedeva già se si può usare anche al biennio, essendo che comunque ovviamente con un gestionale si possono fare le fatture. Do io una risposta veloce, poi casomai verifichiamo. Io direi complimenti, nel senso, se riuscite già a utilizzarlo nel biennio, tanto di cappello a voi e alla vostra classe che riesce a starvi dietro. Ecco, allora direi possiamo iniziare, ecco, molto bene, perché, allora parliamoci un attimo di una cosa, mettiamola in chiaro. Allora, un gestionale che cos'è? In fondo è una scatola vuota. Ok? E fin qui siamo tutti d'accordo. Per cui noi, prima di tutto, avevamo bisogno di
come dire, dare una traccia agli insegnanti che non hanno mai utilizzato un gestionale in vita loro, ovviamente, dare una traccia, un aiuto, in modo tale da permettere poi di trasferire quello che loro apprendono utilizzando per primi i gestionali con l'aiuto ovviamente del volume di cui vi dicevo, trasferire questa competenza ai propri studenti. Per cui, diciamo così, per aiutare gli insegnanti all'utilizzo del gestionale, di cui questa qui vedete è la schermata introduttiva, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto con Zucchetti la personalizzazione di G1, cioè siamo andati a mettere all'interno del gestionale 1, allora, i piani di conti dei testi della Tramontana, che sono fondamentalmente tre, sono l'impresa individuale commerciale, la SMC commerciale e l'SPA industriale. E sono quindi tre aziende pronte all'uso. Cosa significa? Che sono tre aziende in questo momento vuote, che però poi riempirete insieme ai vostri studenti. E questa è stata la prima cosa. Oltre a quello abbiamo fatto questo libro. È un libro di 240 pagine, come vedete, ed è appunto un libro che contiene un'esercitazione sviluppata passo dopo passo e divisa in 46 attività, che permette appunto di registrare le operazioni di un'impresa individuale commerciale dal momento in cui l'impresa viene costituita fino al primo bilancio. Vado veloce perché il tempo è tiranno, naturalmente. Com'è diviso il libro? Allora, il libro è diviso fondamentalmente in due parti. Nella prima parte sono spiegati gli scenari di installazione, nella seconda parte l'esercitazione che vi dicevo. Uno dice, sì, vabbè, ma perché ci sono tre scenari di installazione? Perché dipende, no, dal tipo di laboratorio che voi avete a scuola, naturalmente, non tutti i laboratori sono uguali. Quindi dicevo, la prima parte, adesso poi lascio la parola a Michele per spiegarvela, contiene gli scenari di installazione che vedete riassunti in questa videata, poi la rimettiamo, e sono spiegati nella prima parte del volume, dove oltre alla spiegazione passo dopo passo, come potete vedere in queste due pagine che vi ho mostrato, sappiate che nel testo ci sono i QR code per vedere 5 video tutorial e che poi all'inizio del prossimo anno scolastico andremo anche a fare tre corsi, si chiamano corsi post adozione, comunque sono tre corsi dove si andrà a spiegare meglio come installate e come fare i primi passi con questo software. La seconda parte, come vi stavo dicendo prima, è quella dell'azienda. L'azienda Mario Rossi, siamo molta fantasia col nome, l'azienda Mario Rossi con le sue 46 attività. Notate bene quello che vi ho segnato qui, che è precaricata in G1 con tutte le attività svolte. Quando Zucchetti mi ha detto che poteva mettere nel gestionale 1 questa cosa, io sono rimasta veramente molto contenta. Che cos'è questa? Praticamente significa che all'interno della scatolona del gestionale, oltre alle tre aziende vuote che vi ho detto prima, ce n'è una piena ed è questa qui, è quella del signor Mario Rossi, con tutte le operazioni già messe lì. Per cui nel momento in cui voglio vedere come viene il risultato finale dell'attività sparo numero 43, vado a vedere dentro lì e vedo com'è venuta, qual è il risultato finale. Dico bene, Michele, mi sono espressa magari assolutamente benissimo. In termini un pochino da persona incompetente, ma era per far capire il concetto. Michele, ti lascio allora la parola, così dici magari tu velocemente il discorso degli scenari di installazione. Grazie. Sì, diciamo che nella stesura del testo, della prima parte del testo, abbiamo ragionato sulle situazioni che si possono incontrare nei laboratori degli istituti scolastici e ci siamo posti alcune domande magari molto semplici, basilari, che però ci hanno permesso di diciamo organizzare meglio il lavoro. Domande molto pratiche, operative, come ad esempio i PC in laboratorio sono sempre collegati in rete tra loro o in certe occasioni non lo sono? Oppure anche dove c'è una rete, questa rete è sempre veloce, performante, stabile o talvolta non lo è?
o anche domande di natura proprio organizzativa, come quante classi utilizzeranno lo stesso laboratorio e prepareranno l'esercitazione con G1. Ecco, nel rispondere a queste e ad altre domande abbiamo, diciamo, individuato tre situazioni, che sono questi tre scenari, che, diciamo, sono in grado di coprire i diversi contesti riscontrabili un po' in tutte le scuole. E abbiamo deciso, partendo quindi da questi scenari, di organizzare il testo in modo tale che ogni utente si possa concentrare solo sulla sezione che lo riguarda, in modo tale da evitare anche informazioni superflue o perdite di tempo. Questa tabella è una tabella che aiuta appunto gli utenti nella scelta dello scenario più adatto e riporta appunto consigli, vantaggi e svantaggi di ogni scenario. In ogni caso, ecco, ci tengo a sottolineare che abbiamo documentato sul libro di testo tutti i passaggi dell'installazione indipendentemente dallo scenario, in maniera molto precisa, puntuale, con tantissime immagini, ad esempio, e oltretutto, appunto, due dei cinque video tutorial di cui parlava prima Anna Maria sono proprio dedicati a questo argomento, all'installazione. Infine, anche uno dei tre eventi formativi previsti nel contesto del Back to School, abbiamo deciso di incentrarlo proprio sulla tematica dell'installazione, in modo da dare, diciamo, tutti questi elementi e far diventare la procedura estremamente semplice e direi alla portata di tutti. Sì, allora, mi sono distratta un attimo perché stavo vedendo tutte le domande che stanno arrivando e sono veramente parecchie. Direi che le lasciamo alla fine perché, secondo me, ad alcune domande noi andiamo a dare risposta adesso mentre vi facciamo vedere quello che ancora vi dobbiamo mostrare. E poi, comunque, ci sarà anche una seconda puntata, diciamo così, di questo nostro incontro, nella quale andremo anche a dare le risposte alle domande a cui non riusciremo a dare risposta oggi, direi. Quindi, visto che Michele ci hai mostrato velocemente i tre scenari, chiederei a Gerardo, allora, aiutato ovviamente dalle slide, se vuoi, ma non importa, tu Gerardo parla, facciamo così, tu parli e io ti seguo con le slide, magari potresti fare qualche esempio delle attività contenute. Abbiamo perso Anna Maria, forse? Allora, sì, prendo io la parola. Come accennava prima Anna Maria, nella seconda parte del volume viene proposta una maxi esercitazione che è divisa in 46 attività che riguardano l'impresa commerciale del signor Mario Rossi. Tutte le attività abbiamo pensato di strutturarle un po' allo stesso modo, un po' come vedete adesso, immagino che lo stanno facendo vedere dalla regia, l'attività numero uno, cioè abbiamo pensato prima di descrivere un fatto aziendale, per esempio la costituzione dell'azienda, successivamente abbiamo fatto vedere, proprio per facilitare il passaggio dal mondo scolastico al mondo delle imprese, al mondo dei gestionali, come questo fatto viene registrato in partita doppia, che è così come lo troviamo sui libri scolastici, così come i ragazzi, siamo abituati noi a farlo vedere a scuola ai ragazzi, per poi passare nell'ultima parte delle attività a come quel fatto di gestione deve essere registrato, deve essere caricato in IG1. E, per esempio, dalla regia vi stanno facendo vedere, come dicevo, l'attività numero uno, dove, che si riferisce alla costituzione dell'impresa individuale del signor Mario Rossi con l'apporto di un assegno circolare e di un automezzo. E lo studente, quindi, in qualità di addetto contabile, è chiamato proprio poi
prima gli facciamo vedere, come dicevo, con carta e penna come va registrato e poi punto per punto, spiegato in maniera chiara, con tutti i passaggi, con l'aiuto delle immagini, come adesso dalla regia vi mostrano, vi sono delle figure proprio catturate da G1 e trasportate e messe all'interno del manuale proprio per facilitare i docenti e far capire loro come devono caricare, come devono registrare queste operazioni. E oltre all'attività 1, dicevo, ce ne sono ben altre 46 e molto interessanti. Per esempio sono la numero 5, che si riferisce alla registrazione di una parcella di un professionista, ma anche la numero 8, che si riferisce al versamento di una ritenuta fiscale, alla compilazione di un modello F24, la numero 12, che si riferisce, ecco, dalla regia ve la stavano facendo vedere prima, alla registrazione di una fattura elettronica passiva, quindi come in G1 viene assorbita, viene recepita dopo averla ripresa dallo SDI e come va registrata in G1, ma anche la numero 18 relativa alla compilazione di un DDT, la 20 chiaramente sul ciclo attivo, quindi sull'emissione di una fattura elettronica attiva fino all'invio all'Agenzia delle Entrate, allo SDI, chiaramente in maniera simulata. La numero 27, che si riferisce alla liquidazione periodica dell'IVA e al versamento della stessa poi con il modello F24 fino ad arrivare alla 44, che dove vediamo l'attività relativa alle scritture di assestamento, un ratio su mutuo, le rimanenze di merci, la quota di TFR e infine la 46, con la quale l'attività 46, come vi mostrano dalla regia, dove noi abbiamo pensato di fare un po' la sintesi di tutta l'esercitazione completa con la stampa dei bilanci, prima del bilancio di stretta derivazione contabile, poi del bilancio abbreviato civilistico e quindi dello stato patrimoniale del conto economico civilistico abbreviato. Sì, Maria, ho preso io. Hai fatto benissimo, perché hai visto, ovviamente il collegamento è sempre quello che è. Allora, dunque, immagino cosa hai fatto vedere. Volevo, sì. Intanto avevo visto tra le domande che c'è qualcuno che diceva: ma se uno non ha fatto un corso di formazione, come fa a utilizzare G1? Ecco, volevo dire una cosa, io ho fatto da cavia. Ho fatto da cavia a Michele, ho fatto da cavia a Simona e ho fatto da cavia appunto provando tutte queste esercitazioni che Gerardo ha scritto passo passo passo. E vi posso garantire che se anche uno non conosce G1, non l'ha mai utilizzato, seguendo quello che sta scritto appunto nel volumetto di cui vi stiamo facendo vedere qualche pagina, arriva alla fine. Sta nel suo binario e arriva alla fine, tranquillo, arriva al suo bilancio, senza difficoltà, direi, ecco, senza ovviamente andare a fare voli pindarici, perché cos'è successo? Che quando mi mettevo di testa mia a dire, ma adesso provo questo, provo quell'altro, perché mi ero entusiasmata della cosa, poi dopo mi perdevo. Ecco. Quindi, scusate, adesso lascerei di nuovo la parola a Michele e a Gerardo, così finalmente ci fate vedere il gestionale, dico bene? Sì, certo, Anna Maria. Vai, vediamo con l'aiuto, certo, grazie Anna Maria. Okay, con l'aiuto. Allora, prima di tutto volevo sottolineare quello che diceva Anna Maria, lo scopo del manuale è proprio quello di accompagnare i docenti passo passo con l'aiuto delle immagini, quindi se seguite il manuale è spiegato un po' tutto, seguite, come diceva Anna Maria, il binario e arrivate fino in fondo. Adesso con l'aiuto di Michele andiamo più in, come dire, in profondità, vediamo finalmente G1, già dalla regia vi stanno proiettando la schermata iniziale e chiederei a Michele se ci fa vedere prima di tutto, se ci presenta un attimo G1, ci fa una panoramica iniziale di G1. Certo, volentieri. Allora, questa che vedete appunto è la schermata di accesso. Vi consiglio magari di seguire questa parte di demo con la modalità schermo intero per riuscire a cogliere magari anche i dettagli un pochino più piccoli delle finestre di G1. Allora, qui ci possiamo subito accorgere della presenza delle famose tre aziende modello di cui parlava appunto prima Anna Maria, con i piani dei conti riportati, oltre ovviamente a questa nuova
società che riporta tutta la soluzione del compito già precaricata. Adesso entriamo proprio in questa, magari per dare un'occhiata, e vi faccio vedere. Innanzitutto questa è la pagina principale del programma. Il punto di partenza per qualunque operazione si voglia inserire è la barra dei menu, quella posta qua in alto, che come vedete è organizzata secondo le aree aziendali che si possono gestire quindi col software. Ad esempio, estendendo il menu contabilità possiamo vedere tutte le funzioni inerenti al mondo appunto aziendale della contabilità. Lo stesso vale per le vendite, per il magazzino, per gli ordini, insomma ritroviamo esattamente il concetto di fette di torta, no, di cui parlava Simona, e quindi con un clic richiamiamo via via la funzione che ci interessa. Quindi Michele, noi in questa azienda troviamo già precaricate, già registrate tutte le operazioni, tutte le attività di cui prima parlavamo. Ci fai vedere dove le troviamo? Esatto, esatto, qui vi faccio vedere proprio l'elenco di tutte le operazioni che abbiamo già inserito. Diciamo che questa è come se fosse la soluzione finale del compito, quindi questa azienda è uno strumento utile ai docenti, perché in qualunque momento, accedendo a questa azienda di cui hanno visibilità esclusiva ovviamente, possono verificare il corretto andamento dell'attività. Qui c'è proprio tutto, vedete, si parte dalla costituzione aziendale, ci sono le varie operazioni di gestione, fatture, pagamenti, retribuzioni, fino ad arrivare, scendendo rapidamente, anche alle operazioni di fine esercizio, quindi quelle al 31-12, come appunto ammortamenti, assestamento, rimanenze, eccetera. Insomma, c'è tutto. Ottimo, Michele. Quindi, chiaramente adesso siamo un po' tutti curiosi, anche da casa saranno curiosi di vedere un'attività da vicino. Scendiamo un po' più nel dettaglio, prendiamo una di quelle attività di cui prima parlavi e ci hai mostrato, direi per esempio l'attività numero 33, Michele, che è relativa ad un mutuo bancario, all'ottenimento di un mutuo bancario. Ok, perfetto. Allora, questa diciamo che è la più classica, basilare delle operazioni in partita doppia. Troviamo infatti la descrizione dell'operazione, in questo caso appunto si riferisce all'ottenimento di un mutuo. La classica struttura dare-avere con un conto in dare e un conto in avere e le relative descrizioni. In fondo c'è l'importo. Ecco, visto che si tratta di un importo tondo, questo 50.000, magari teniamocelo a mente perché potremo ritrovarlo poi nel corso della demo. Certo, perfetto Michele. Passiamo a vedere un'altra attività, per esempio la numero 26, relativa al pagamento della retribuzione al dipendente. Ok, quindi anche in questo caso abbiamo una scrittura di partita doppia, stavolta abbiamo un conto coinvolto in dare e tre conti coinvolti in avere. Allora, questa registrazione, questo movimento è stato inserito utilizzando un codice o causale, che nella fattispecie è il 410, che permette al software di fatto di capire la natura dell'operazione che stiamo inserendo, quindi in questo caso il pagamento di una retribuzione. Ma non solo, utilizzando una determinata causale o codice appunto, il gestionale è anche in grado di proporci in maniera automatica quei conti che occorre utilizzare nella sezione dare e i conti in avere, rendendo quindi molto più snello e rapido il processo di inserimento e anche, se vogliamo, evitando possibili errori. Gerardo, se non ricordo male, quando abbiamo pensato a queste attività mi sottolineavi l'importanza di questo aspetto degli automatismi, no? in un certo. Gestionale dell'operatività di tutti i giorni. Certo, lo accennavamo anche prima, è quello che fa la differenza, l'importanza di un gestionale è proprio quella di proporre in automatico alcuni tipi di scritture per facilitare quindi il lavoro degli addetti contabili e soprattutto per evitare in quelle operazioni che sono ripetitive durante l'esercizio e quindi possono essere un po' noiose e quindi possono dare degli errori, possono far commettere degli errori agli addetti contabili, e quindi qua viene in aiuto il software perché limita questi errori o addirittura li riduce a zero.
Bene, e direi a questo punto di far vedere, Michele, se sei d'accordo, una fattura di acquisto, la registrazione di una fattura di acquisto, e per favore se puoi aprire per esempio l'attività 12. Ok, allora questa appunto è la registrazione in contabilità di una fattura di acquisto, una fattura di questo fornitore che si chiama Emporio dello Sport. Allora, quella che vedete è la schermata tipica del gestionale per l'inserimento in contabilità di fatture di acquisto o di vendita, ed è leggermente diversa, anzi direi diversa rispetto alle scritture che abbiamo visto finora. Questo perché in questo contesto viene chiesto all'utente di inserire in ordine logico le varie informazioni che lui va a reperire sul documento di origine, perché ricordiamoci che questa registrazione nasce da un documento di origine, quindi in questo caso una fattura di acquisto. Terminato l'inserimento di tutti i dati appunto in ordine logico, è poi il software ad occuparsi della, diciamo, trasposizione in partita doppia della fattura. Cliccando infatti su questo pulsante possiamo vedere subito l'anteprima della registrazione in prima nota fatta dal software, quindi con il nostro conto del fornitore in avere, il costo e l'IVA in dare. Un altro aspetto importante però di utilizzare un gestionale è sicuramente avere sempre a disposizione per ristampe, consultazioni, anche i documenti reali di origine. Facendo ad esempio un tasto destro con il mouse posso richiamare proprio la fattura ricevuta dal mio fornitore, appunto Emporio dello Sport, che qui vediamo nel formato ASSO software, più simile al formato classico, diciamo, della fattura cartacea, oppure anche nel formato ministeriale in cui tutti i dati vengono esposti, diciamo, a modo di elenco. Bene. Bene, Michele. E alla fine del periodo d'imposta gli addetti devono poi procedere alla stampa dei registri IVA, alla liquidazione anche dell'IVA. Ci fai vedere in G1 come viene affrontato questa problematica, questo aspetto? Certo. Allora, tutti i dati che vengono inseriti all'interno del programma, come ad esempio fatture di acquisto e di vendita, vengono elaborati chiaramente in maniera del tutto automatica dal gestionale per rendere disponibili all'utente tutta quella serie di stampe o di documenti di cui possono avere bisogno nell'utilizzo quotidiano. Un esempio sono appunto i registri IVA. Ora vi faccio vedere, ad esempio, il registro degli acquisti del secondo trimestre, in cui vengono quindi riepilogate tutte le fatture fornitori registrate, ordinate chiaramente per data. Quest'ultima che vediamo qui in basso è la fattura del fornitore Emporio dello Sport che abbiamo visto poco fa. Ovviamente lo stesso discorso vale per la liquidazione IVA, quindi è sempre il programma ad occuparsi in maniera automatica del calcolo dell'IVA credito o dell'IVA debito e a proporci prima proprio una comoda situazione riepilogativa di fine periodo e poi anche proprio la stampa vera e propria con i riepiloghi per aliquota, i totali di IVA vendite, IVA acquisti e di nuovo appunto risultato di fine periodo, di fine trimestre. Bene, vediamo adesso un po' il problema del bilancio, come il software elabora il bilancio. Sì, diciamo, la logica è sempre quella, tant'è vero che vedete questo punto di menu si chiama elaborazioni periodiche, quindi quando il programma periodicamente deve elaborare i dati per fornirci delle informazioni. Quindi ancora una volta è il software che in pochi clic, una volta inserite chiaramente tutte le registrazioni, mi permette di elaborare quella che è la situazione patrimoniale finale, con attività e le passività. Adesso se guardiamo tra, ecco qua, ad esempio, tra le passività ritroviamo il nostro mutuo passivo di 50.000 euro che abbiamo visto in apertura, oltre ovviamente poi alla situazione economica finale con i costi, i ricavi e i relativi totali in calce. Questo è quello che noi, Michele, facciamo nell'attività numero 46, dove abbiamo anche la stampa dello stato patrimoniale del conto economico civilistico in forma abbreviata, proprio perché si tratta di un'impresa commerciale individuale. Quindi il risultato che noi avremo è quello che adesso Michele ci sta mostrando, questo è l'attivo, il passivo,
Ma chiaramente un software gestionale non è solo contabilità, come dicevamo, Michele, no? Un software gestionale ci permette anche di gestire l'area delle vendite, ci permette anche di elaborare dei documenti, quali un DDT, un ordine, le fatture che abbiamo visto prima. Questo, per esempio, è il risultato e la stampa video di un DDT che Michele adesso ci sta facendo vedere. Ma un'altra area, Michele, direi molto interessante è quella del magazzino. Abbiamo pensato anche di mettere delle attività sulla gestione del magazzino. Ci fai un esempio, ci fai vedere un esempio di operazioni sul magazzino? Certo, allora durante l'anno le merci di magazzino vengono caricate tipicamente con le fatture di acquisto e scaricate con i documenti di vendita, quindi documenti di trasporto e poi fatture. A fine anno uno degli adempimenti più importanti e se vogliamo anche onerosi magari in termini di tempo è la stampa dell'inventario. Ecco che appunto ci viene in aiuto il gestionale che in pochi clic ci può presentare l'inventario di magazzino a fine esercizio, con quindi il dettaglio di tutti gli articoli, le quantità rimanenti, quindi già calcolate sulla base di tutti i carichi e degli scarichi effettuati, la valorizzazione, che in questo caso è stata fatta a costo ultimo, ma si può fare chiaramente a costo medio oppure con il metodo LIFO, oltre appunto a darci i valori di partenza da riportare poi in contabilità per la scrittura appunto di fine anno. Direi che abbiamo visto un pochino tutti gli ambiti, no? Un Sì. Ottimo, qualcosa, un qualche esempio per tutti gli ambiti. io ripasserei la parola ad Anna Maria a questo punto. Sì, grazie, perché abbiamo solo 9 minuti e allora adesso se dalla regia mi danno una mano vi farei vedere. Diciamo così, un po' di note di servizio, ecco, che anche qua risponderanno a un po' di domande. Allora, i destinatari del volume e del gestionale, che ripeto è gratuito, sono i docenti del triennio degli istituti tecnici economici, amministrazione, finanza, marketing, sistemi informativi aziendali e relazioni internazionali per il marketing. Perché loro? Perché abbiamo caricato le aziende che sono inserite nei piani dei conti di queste, 3 classi. Sono i destinatari, sempre i destinatari sono i docenti che adottano Entriamo in azienda app, i docenti che adottano Futuro impresa app, vanno bene anche le edizioni precedenti, io vi sto citando l'ultima. E i docenti che adottano Impresa e Marketing e Mondo Map per quanto riguarda gli istituti tecnici. Per i professionali stiamo parlando degli insegnanti che adottano tecniche professionali commerciali. Ora, detto questo, allora, primo passo, come richiedere G1? Quindi, per richiedere G1, leggo, che così almeno sono sicura di non dimenticare niente, occorrerà compilare il form presente sul sito rizzolieducation.it. Se entrate anche adesso sul sito rizzolieducation.it, già nella home page vedete tutto il fascione che spiega questa iniziativa, che comunque eventualmente la vedete alla URL che è indicata qui, cioè www.rizzolieducation.it a scuola di impresa con G1. Ok? Successivamente, dopo che voi avete compilato quel form lì, vi arriva via mail il link per scaricare il software dal sito e la chiave di attivazione. Ovviamente vi arriva se adottate i testi Tramontana, altrimenti non vi arriva. G1, attenzione, potrà essere scaricato a partire dal 19 settembre del 2022 fino al 31 dicembre 2023. Quindi stiamo parlando di un anno e 3 mesi, giusto? Per lo scarico. Ma una volta che l'avete scaricato, gratuitamente lo potrete utilizzare, fino al 30 giugno del 2026. Abbiamo fatto questo per poter permettere a tutti quelli che lo scaricano fino al 31 dicembre del 23 di utilizzarlo in tutto il triennio. E quindi siamo arrivati a giugno del 26. E questo è il primo passo. Secondo passo, va installato G1 una volta che l'avete scaricato. Quindi,
A questo punto, per installarlo, vi rimando di nuovo alla prima parte del volume, no? Che contiene, questo lo sapete già, ve l'abbiamo già detto, nei QR code ci sono anche dei video tutorial che spiegano come si fa a scaricarlo, e poi all'inizio del nuovo anno scolastico, quindi settembre 22, vi faremo con i colleghi di Zucchetti 3 corsi post adozione per spiegare appunto come fare a installarlo a seconda delle varie tipologie di laboratori, non mi sto a ripetere. Una cosa importante: per problemi di installazione potrete rivolgervi all'assistenza di Zucchetti inviando una mail a g1educational@zucchetti.it, lo vedete scritto lì. Attenzione, vi diamo questo servizio di assistenza solo nei 3 mesi successivi al momento del ricevimento della mail con il link per scaricare il software e la chiave di applicazione. Cosa significa? Significa che avete compilato il form, avete ricevuto il link. Quando avete ricevuto il link, ok, con quella mail lì, noi cominciamo, da quel giorno lì in cui ricevete la mail, noi cominciamo a calcolare i 3 mesi. Vi diamo 3 mesi proprio perché voi che siete tutti insegnanti di economia aziendale ci insegnate, abbiamo anche noi bisogno di programmare le nostre attività, no? E quindi dal momento in cui ricevete la mail, non tenete lì il file del gestionale scaricato senza installarlo. Io vi suggerisco di installarlo subito, che tanto non è difficile, non ci vuole molto, francamente. Poi, se non siete capaci di farlo da soli, vi fate aiutare dal tecnico di laboratorio, ecco. Quindi dicevamo, a questo punto avete installato G1, ok? Quello sotto dei 5 video l'ho già detto, e dei 3 corsi di formazione l'ho già detto. Quindi, detto questo, che altre notizie tecniche vi devo dare? Slide successiva, basta, ho finito le notizie tecniche della giornata, sono le 16:56, e allora vi dico anche un'altra cosa. Dunque, ci vediamo la prossima volta. Il giorno, se mi rimettete l'ultima slide, mi fate una cortesia. Comunque, ci vediamo la prossima volta lunedì 28 marzo dalle 16 alle 17. In questa seconda puntata saremo, diciamo così, più operativi, giusto Michele? Farai sì. Vedere delle attività contabili con Gerardo, spiegandole meglio, non lo so, ecco, insomma, sarete più sul pezzo facendo vedere le attività contenute nel libro in modo un pochino più completo. E con questo abbiamo direi terminato. Sono arrivate moltissime domande, però purtroppo non abbiamo tempo di rispondere a tutte. Adesso proviamo a farle scorrere. Allora, dunque, molti di voi chiedono il testo anche i docenti degli istituti tecnici professionali. Sì, importante, anche agli istituti tecnici professionali naturalmente possono essere utilizzati questo gestionale. Un'altra cosa, molti di voi chiedono, adesso sto andando le domande per la maggiore, poi quelle di dettaglio le vediamo la prossima volta, molti chiedono come fare a riceverlo, ve l'ho detto, e il volumetto ovviamente ve lo porterà l'agente di zona Tramontana. Ripeto, è un gadget riservato a chi adotta i testi Tramontana. Direi che siamo stati nei tempi, abbiamo fatto una corsa, ringrazio moltissimo, dunque vediamo un attimo, alcuni dicono di avere già G1, quanto stiamo proponendo ora ha un valore aggiunto, meglio se alcune scuole hanno già G1, meglio per voi, vuol dire che lo sapete già usare, siete avanti, rispetto a tutti gli altri. Il valore aggiunto forse è proprio quello del volumetto con l'esercitazione svolta, perché questo volume, ripeto, e lo dico soprattutto perché il G1 non ce l'ha, e lo ripeto, è utilissimo perché permette di prendere quell'esercitazione lì, andare in laboratorio con gli studenti, farla dall'attività numero 1 in avanti, con i tempi che ci vuole in base alla classe che si ha davanti, naturalmente, farla tutta
seguendo passo passo e arrivare in fondo, anche se non si sa neanche, possiamo dire, addirittura esagerando, non si sa neanche che cos'è un gestionale. Dico bene, Simona, è di facile utilizzo. Bene, credo di aver più o meno risposto alle domande più importanti. Ringrazio, saluto, con voi di Zucchetti ci vediamo a fine marzo, invece con gli insegnanti che hanno piacere di sentirci ci vediamo lunedì prossimo con ISVI e abbiamo il caso Yamamai. Arrivederci e grazie a tutti. Buonasera. Buonasera.